Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questo episodio siamo qui per andare a recensire la nostra Sony Handycam HDR UX19, una telecamera veramente professionale, però del 2008. Allora, iniziamo sul lato della nostra telecamera. Come possiamo vedere ci sono diversi tasti. Il primo tasto è quello del controluce, il secondo è per le funzioni easy, cioè praticamente fa tutto la telecamera. Il terzo tasto, nonché quello di playback, ci permette di rivedere i filmati. Inoltre c'è un bellissimo display da 3,5 pollici touchscreen, quindi noi tutte le funzionalità possono essere impostate anche durante la registrazione attraverso il nostro touchscreen. Un tasto di home, cioè praticamente di casa, ci permette di entrare nel menu senza utilizzare il tasto home che c'è di fianco sul touchscreen. Inoltre ci permette anche di toccare i due tastini che ci permettono lo zoom manuale, ovviamente a velocità singola, quindi non è variabile. Tasto di rec, che ovviamente ci troviamo sempre sul nostro schermo, ed inoltre ci troviamo sul nostro lato sinistro diversi tasti, come ad esempio abbiamo il tasto DISP che ci permette di disattivare o attivare funzioni sul nostro schermo, quindi proprio disattivare o attivare la schermata. E dubbing è in pratica il nostro sistema di memoria, quindi ci permette di far avviare il sistema di duplicaggio delle immagini. Night shot, ovviamente non c'è bisogno di descriverlo, è il sistema di infrarosso, che questo è un esempio, quindi è veramente molto semplice. Come vedete la luce è veramente forte ed è veramente molto molto utile, soprattutto nelle scene notturne. Inoltre abbiamo qui dentro un lettore per Memory Stick Pro Duo. Come vedete abbiamo all'interno una Memory Stick Pro Duo che permette appunto l'accesso attraverso, quando finisce la memoria principale, attraverso la nostra telecamera. Una spia segnala quando viene caricata la Memory Stick, insieme poi alla USB multifunzione che permette di utilizzarle in tre funzioni: USB per chiavetta, ovviamente SD card interna, hard disk interno oppure lettore DVD. Sul retro invece ci troviamo il tasto di REC, nonché il tasto di QUICK, cioè praticamente di funzione veloce e facilitata, la nostra rotellina delle impostazioni on off e mod che variano tra macchina fotografica e video. Inoltre sul lato superiore ci possiamo trovare lo zoom e il tasto per lo scatto, nonché anche il sistema Hot Shoe Mini della nostra telecamera, che possiamo installarci sopra un dispositivo di duplicaggio del segnale del microfono, possiamo installare diverse cose. Inoltre sul lato destro della nostra telecamera ci troviamo il lettore DVD. Lettore DVD che in pratica possiamo andare ad utilizzare per inserirci, come vedete, il DVD che adesso è all'interno. Una volta che saremo pronti a utilizzarlo basterà chiudere e partirà in maniera automatica la lettura. Inoltre ci possiamo trovare un flash dal davanti e ovviamente anche il sistema infrarosso, nonché la spia di alimentazione e l'attacco HDMI. Inoltre sul lato superiore, cosa che mi sono dimenticato prima, c'è anche il microfono 5.1 panoramico, veramente molto utile per avere un audio veramente molto molto pulito. Ed ora passiamo alla parte del nostro menu. Ed eccoci qua nel menu principale della nostra telecamera. So che non si vede bene, ma soprattutto che manca un pezzettino sulla sinistra, però purtroppo questo è segnale acquisito dalla scheda HDMI, che a quanto pare manca un'ultima striscia. Inoltre anche nel basso si può notare questa striscia qui che vedete, che è veramente brutta da vedere. Ora ho il fisheye agganciato, però non so come mai mi acquisisce in questo modo non corretto. Adesso tento di mostrarvi il menu e iniziamo dal primo punto dove c'è scritto ripresa, anche se si vede un po' tagliato. Filmato e foto è per impostare la nostra telecamera in due formati, quindi sia per girare i filmati oppure in modalità macchina fotografica, mentre il terzo tipo è un rallentatore, che adesso vi mostro un semplice esempio. Lo
proseguiamo al prossimo punto, quindi passiamo al tasto play. Qui dentro ci possiamo trovare il punti di visual idex per le foto, idex per i video e playlist. Questo è tutto sul lato della riproduzione, quindi in pratica è tutto quello che viene utilizzato per la riproduzione delle immagini. Andiamo al terzo punto, dove ci troveremo tre categorie, quindi ci troveremo il cancella, cattura foto, duplica filmato, copia foto, che sono tutte funzioni principali per cancellare o formattare la memoria o una determinata immagine, duplicare il filmato, quindi duplicare il filmato su SD card interna oppure DVD, copia foto, che serve in pratica per la copia delle foto sempre su DVD o altro. Poi MDFC, modifica playlist, stampa e collegamento USB. Innanzitutto MDFC è dove praticamente viene salvata la nostra cartella. Modifica playlist, possiamo creare una playlist dei nostri filmati. Stampa, per stampare con la nostra telecamera direttamente con una stampante. Collegamento USB, che è praticamente il collegamento del nostro sistema, e possiamo decidere tra collegare la USB del nostro archivio interno, quindi hard disk interno, collegamento USB attraverso il disco, quindi far diventare una sorta di computer con masterizzatore, oppure della memoria esterna USB. Inoltre possiamo andare a terza videata, dove c'è scritto TV a 16 noni, ci mostra praticamente il collegamento oppure attraverso il cavo S-Video con una qualità superiore rispetto al terminale audio-video, oppure il normale collegamento video, oppure il collegamento HDMI, quindi ci mostra come collegare i vari componenti in HDMI. Inoltre, tornando indietro, possiamo tornare nel menu e andare a vedere i tipi di supporti. Innanzitutto l'impostazione del supporto ci mostra i tipi di supporti che vengono utilizzati, dalla memoria interna SD, che è praticamente le impostazioni per switchare dall'AVC HD, che è praticamente l'HD della nostra telecamera e Full HD della nostra telecamera, e l'SD è invece la memoria in standard definition, quindi tutti i video vengono registrati in pratica in standard definition. Poi, oltre a questo, la stessa cosa è la memory stick in HD e la memory stick SD, ha lo stesso funzionamento della memoria interna, e poi il disco invece solo per lo standard definition. Inoltre ci possiamo trovare l'impostazione del supporto fotografico, possiamo impostare se scattare su memory stick oppure su memoria interna. Inoltre, sul finalizza permetterà di finalizzare il nostro supporto, quindi in pratica il CD lo chiudiamo in modo che può essere riprodotto sul lettore DVD normale. Info supporto, qui ci troviamo tutte le info del supporto restante, quindi 58 minuti in Full HD e così via. Questo ci mostra proprio il funzionamento della nostra memoria. Come per ultimo abbiamo l'impostazione del filmato, il modo di registrazione, che troviamo l'HDFH, l'HDHQ, l'HDSP e l'HDLP. SP e LP sono la qualità 720, FH e HQ sono invece per l'FH il 1920x1080, mentre l'HQ il 1440x1080. Luce Night Shot ci permette di attivare la luce infrarosso nel modo Night Shot, quindi possiamo utilizzare un paletto esterno oppure quello interno. Zoom digitale, che permette lo zoom fino a 180x, stabilizzatore video che compensa appunto la vibrazione della nostra immagine, otturatore lento, molto utile in caso che abbiamo una luce scarsa, in questo caso è meglio sempre disattivarlo, XB Color, che praticamente permette una grande colorazione, cornice guida, motore zebrato, è la zebra che è quella che state vedendo in questo momento, anzi che tra parentesi non c'è sull'uscita video, però per età esiste anche la zebra sull'uscita video. Impostazione del tempo residuo per l'impostazione della nostra telecamera, sottotitolazione della data, quindi ci mostra la data, modo flash, possiamo attaccare un flash alla nostra telecamera, inoltre livello flash alto, normale e basso è per regolare la luminosità del flash integrato alla nostra telecamera, riduzione degli occhi rossi con il flash praticamente spara molto meno,
rivelazione dei volti attivo con ovviamente il soggetto regola la qualità, oppure viene attivato senza cornice, quindi non ci mostra la cornice. Impostazioni IDEX, inoltre le impostazioni IDEX della nostra foto, obiettivo convertitore, che è praticamente conversione per un obiettivo tele, oppure wide come in questo momento con il nostro sistema fisheye che abbiamo installato. Questo è sul lato della nostra telecamera e vi volevo mostrare inoltre se noi switchiamo con un altro tipo di supporto, quindi andiamo a settare che noi vogliamo registrare il tutto in modalità SD, quindi standard definition, in automatico il nostro sistema si switcherà in bassa qualità. E ovviamente se noi vorremmo andare ad impostare il nostro supporto potremo notare che le qualità sono cambiate, quindi abbiamo lo standard definition che ora, tra parentesi, viene mostrato correttamente, vedo, cioè ora sta funzionando nella maniera corretta, quindi probabilmente è un problema del nostro, vediamo se riusciamo a ridurre, eccolo qua, adesso come vedete ce lo mostra completamente bene il menu, quindi probabilmente perché siamo in Full HD, Full HD ha qualche difetto su questo lato. Oltre ad essere aumentato anche il tempo, come vedete la qualità è aumentata, quindi ora vi posso anche mostrare perfettamente il menu in alta definizione. Quindi questo è un secondo il menu in generale che prima non riuscivate a vedere e ora invece potete vedere benissimo. Come vedete inoltre abbiamo la nostra telecamera che appunto ci mostra tutti i vari valori, cosa abbiamo installato. In pratica abbiamo, come vedete, il tempo in alto a sinistra, che è praticamente la batteria, l'attesa, che ovviamente una volta che premiamo il tasto REC parte la registrazione, il tipo di qualità, quindi in questo caso è l'SDHQ, che è il 720x576, poi sulla destra quel chip raffigura la memoria interna, sotto al chip ci troviamo i minuti rimanenti, che sono 118 minuti, sulla sinistra, completamente sulla sinistra, quella con praticamente il simbolo della melodia 5.1 CH, invece il canale, cioè in pratica stiamo utilizzando in questo momento il sistema 5.1 double digital. In basso ci troviamo invece diverse raffigurazioni, ad esempio le cornici immagine, nonché quella del background, praticamente della luce che in caso di, come vedete, di controluce possiamo andare ad aumentare attraverso un semplice tasto sul lato. La conversione wide, che appunto è quella della lente, e così via. In offset ci troviamo il tasto più, che permette di impostare settaggi come autofocus, manuale, automatico, in questo caso ve lo consiglio manuale se usate un fisheye, focus pot, cioè praticamente che noi impostiamo un fuoco manuale e ci permette di impostare, sorcetto evidenziato e lo sfondo è sfocato, quindi questo serve praticamente per zoomare e creare una sorta di sfocatura. Esposizione, qui abbiamo l'esposizione manuale o automatica, oltre che l'esposizione esponenziale nei settori che vogliamo andare noi a premere. Selezione automatica, crepuscolo, candela e così via ci permette di settare la telecamera. Poi abbiamo il bilanciamento del bianco, che possiamo andare a impostare esterni, interni o one press, che praticamente premiamo e parte, oppure questo è lo slow motion, cioè praticamente rallenta la cattura dell'immagine per andare a catturare più luce. Poi abbiamo le dissolvenze, possiamo impostare dissolvenza nero e bianco, effetto film d'epoca, come vedete inserisce un bellissimo effetto d'epoca, effetto immagine che abbiamo tra il seppia, bianco e nero e il nostro pastello, una cosa veramente oscena da vedere. Inoltre abbiamo le impostazioni, dove possiamo andare a impostare sempre le qualità, il microfono è zoom incorporato, quindi praticamente permette di avere un microfono panoramico e così via. Questo era il lato menu. Come ultima cosa, dopo aver visto il menu, questi sono dei semplici esempi video con scritto ovviamente anche nel dettaglio la qualità che è stata utilizzata. Quindi siamo partiti dal 1920x1080 e siamo andati a ribasso fino all'ultima, l'ultimo sistema, che è il 480. Vi lascio in compagnia dei video e ci vediamo qui a fine episodio.
Un'altra cosa che mi ha sbalordito questa telecamera è la funzione che permette di attaccare il nostro fisheye alla nostra telecamera attraverso l'anello adattatore da 37 mm a 43, e questo permette appunto di installare e avere più angolo visione. E appunto, a parte questo, continuiamo col nostro video. Bene, dopo aver visto tutti questi semplici test video, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ragazzi!